Marco, il 3 dicembre 1994, 25 anni e qualche giorno fa, la Sony fece uscire in Giappone la prima versione della PlayStation. Questa è una data che per gli amanti dei videogiochi rappresenta uno spartiacque indelebile. Com'è cambiato il mondo dei videogiochi da quel giorno in poi? Il mondo dei videogiochi cambiò radicalmente, perché in quel periodo la PlayStation fu il dispositivo giusto nel tempo giusto. In quel momento c'era Sega che stava uscendo con il Saturn e che quindi voleva cavalcare l'onda dei 32 bit, ma Sega aveva perso un po' la credibilità nei confronti dei suoi utenti, perché nel giro di meno di 24 mesi erano anche usciti il Mega CD e il 32X. Quindi questa uscita del Saturn era un po', come dire, un po' col punto interrogativo. Arriva Sony, raccoglie le ceneri di questo affare saltato con Nintendo ed entra a gamba tesa nel mondo dei videogiochi con PlayStation. PlayStation che si presenta con delle demo da effetto wow, ricordiamoci la demo del tirannosauro, del dinosauro che si poteva muovere, che era qualcosa che faceva impazzire le persone, soprattutto perché era inserita all'interno della console, e ricorda un po' quello che Nintendo fece col NES, e cioè con Ridge Racer, esattamente come Nintendo fece con Super Mario Bros. Io mi portavo un coin-op famoso a casa e ci giocavo esattamente come in sala giochi. E molte quindi furono le innovazioni introdotte, che migliorarono decisamente l'esperienza ludica. In particolare faccio riferimento all'impiego del CD-ROM, grafica 3D, design dei joystick, giusto? Giusto, giusto, corretto. Pensiamo solo a come fino a quel momento era stato usato il CD-ROM. Fino a quel momento il supporto più comune utilizzato era il floppy disk da 1 mega e 44, oppure delle cartucce che contenevano 8 mega, una quantità risibile di spazio. Quindi passiamo da questa quantità a una cifra, alla possibilità di usare 600 mega o 700 in relazione al formato di CD-ROM che si voleva utilizzare. Il problema qual era? Che di fronte a questa rivoluzione copernicana dello spazio, fino a quel momento il CD-ROM era stato utilizzato come un laserdisc analogico, cioè un contenitore di filmati che praticamente erano circondati da una meccanica di gioco molto ridotta. Quindi questo cosa voleva dire? Voleva dire che erano i giochi di fatto non è che fossero proprio molto divertenti. Ci sono dei capisaldi come Dragon's Lair, ma perché sono quasi capisaldi della tecnologia. Nell'84 un gioco a cartone animato con quella grafica era impossibile da pensare. Sony invece che cosa fa? Decide di tradurre le potenzialità del compact disc in vero e proprio contenuto. Non si trattava di riempire di filmati un gioco, ma cercare di costruire un contenuto che riuscisse a dare vita vera al gioco. Allora sì, certo, Sony va a utilizzare ad esempio le tracce audio dei compact disc per dare un audio incredibile. Pensiamo a tutte le colonne sonore usate per giochi come Wipeout, ma anche riempire i suoi prodotti di contenuto strettamente legato alle meccaniche di gioco. Allora vedremo i tre CD di Final Fantasy VII che diventano un'esperienza narrativa che colpirà il cuore dei giocatori. Stessa cosa per la grafica 3D. La grafica 3D fino a quel momento si sapeva che sarebbe stato il futuro, però non aveva ancora preso una declinazione particolare. Non era poi il cuore di ogni console. Pensiamo al Super Nintendo che per riuscire a fare giochi in grafica 3D dovette aggiungere un chip all'interno di ognuna delle proprie cartucce. Quindi raccontiamo le avventure di Star Fox, ma sempre utilizzando questo chip Super FX e così via. Invece Sony fa del 3D il cuore. Cosa che ad esempio invece non aveva fatto Saturn, perché Saturn ha un'ottima parte 2D, ma è un po' più debole da questa parte. Probabilmente la comunità dei giocatori ha intercettato subito che per il 3D era il futuro, e quindi Sony su questo investì molto e legò molte sue proprietà intellettuali, molti suoi giochi famosi, proprio al fatto che fossero sviluppati in 3D. Per quanto riguarda i controller, anche su questa linea
Sony riuscì a dare un cammino, a tracciare una vera e propria strada dell'innovazione. Se provate a cercare su internet quanti modelli e quanti prototipi sono stati fatti prima di riuscire a raggiungere il primo joypad della PlayStation, vedete che ne sono stati fatti tantissimi e delle forme più differenti. Qual era la differenza anche lì tra Sony PlayStation? È che il joypad di Saturn era ancora un joypad vecchio, basato su quello che poteva essere il pad a 6 tasti di Sega Mega Drive. Quello di PlayStation cominciò a ragionare aggiungendo una serie più di tasti, una doppia linea di tasti laterali, e poi ci fu il salto col DualShock, quindi l'introduzione dei controller analogici che avrebbero dato un'altra possibilità di impostazione di meccaniche di gameplay che parte proprio dall'input. Questo discorso dei comandi non è un discorso che è stato solo fatto da Sony ed è stato, diciamo, vincente per la casa giapponese. Ma 10 anni dopo Nintendo fece la stessa cosa con Nintendo Wii, col Wiimote, che chiamò Project Revolution. Ci fu un passo in più, non solo aggiungere delle possibilità di input al joypad, ma anche rendere il controller immediato nei confronti delle persone che ad esempio non erano tanto abituate a usare il controller. Ecco, questa attenzione del controller però fu certamente iniziata da Sony, che cominciò questa rivoluzione e che, è sugli occhi di tutti, riuscì a battere Sega anche da questo punto di vista.